Il viaggio nella Repubblica Democratica del Congo è avvenuto tra l'agosto e il settembre del 2013. L'obiettivo è stato quello di esplorare gli utilizzi delle piante da parte della popolazione pigmea della regione del Kasai occidentale. Grazie ad un caro amico congolese, Jean-Pierre Cancou, ci è stata data l'opportunità di poter incontrare questa popolazione, poiché ancora nessun popolo bianco era mai stato a contatto con loro. Il punto di partenza per raggiungere il villaggio pigmeo, chiamato Lubunga, della popolazione Luntu, è stato Kananga, il capoluogo della regione del Kasai occidentale, e da lì, solo per affrontare 180 chilometri, ci sono voluti 2 giorni. Quasi tutto il Congo è privo di strade asfaltate e ciò che le sostituiscono e collegano le città è una traccia di terra battuta, costituita da sabbia e argilla che durante il periodo delle piogge fanno diventare le strade fiumi quasi impraticabili. Il Kasai ha subito grandi cambiamenti morfologici dovuti alla costante antropizzazione. Il taglio delle foreste per ottenere fuoco immediato per la cucina, per la costruzione delle case e la trasformazione del carbone è in azione da migliaia di anni. Esiste una vera e propria autostrada dei carbonai che trasportano il prodotto dai loro villaggi fino alle grandi città, solo ed esclusivamente con apposite biciclette, modificate allo scopo. Può capitare che alcuni muoiano durante il tragitto per grande fatica e carenza di un adeguato nutrimento. Raggiunto il villaggio Lubunga, ci ha stupito la grande accoglienza, i volti solari e dei grandi sorrisi che non ci aspettavamo. I canti e le danze con le maschere sono stati travolgenti. Oggi siamo anche noi considerati.
Ciao Bosch, so far. Denaro da mica. Successivamente abbiamo incontrato l'erborista che ci ha introdotto al loro mondo delle medicine e, come spesso accade, la maggior parte dei rimedi che ha indicato sono contro la malaria, varie infezioni del tratto digestivo, dell'epidermide e contro i morsi dei serpenti. L'erborista dice che una pianta emiparassita del genere Loranthus, insieme a foglie di Piper guineense, radici di Ensia zanzibarica e rizomi di Afromomum, angustifolium, della famiglia delle zingiberacee, viene utilizzata per trattare l'epilessia. E poi spiega che la corteccia dell'albero d'Albergia boemi è usata dalle popolazioni locali contro il mal di denti, le stomatiti e contro i morsi dei serpenti. Dice pure che dalla corteccia della Barteria nigritana, della famiglia delle passiflorace, un arbusto che prolifera molto lungo il fiume Luluà, si ricava una pomata che, miscelata a polvere di Solanum quassia gabonensis e Adia micranta, viene applicata contro le ernie. Inoltre mostra che la poltiglia delle foglie di Mitra carpus hirtus, chiamato localmente in lingua ciluba Kafuan Kusu, si applica direttamente sulle piaghe della pelle causate dalle infezioni. Infine, ci fa sapere che per la pesca le popolazioni locali usano le foglie di una fabacea Teprosia vogelii, chiamata Bubau, che immerse nell'acqua rilasciano una tossina che avvelena i pesci in modo tale da poterli catturare con molta più facilità. Ma quello che più ha colpito fra tutti i prodotti è stata una resina donata avvolta in una foglia di banano, chiamata Camonia. Successivamente, da noi classificata ed estratta dall'albero del Canarium Schweinfurti, specie della famiglia delle Burseracee, la stessa dell'incenso e della mirra. Normalmente le popolazioni che vivono a contatto con questo grande albero di foresta utilizzano la sua resina come combustibile per accendere il fuoco. Essendo ricca di oli essenziali e cere, si incendia immediatamente. Un piccolo pezzo di circa 10 grammi può continuare a bruciare per qualche minuto. Viene utilizzata inoltre per incollare e soprattutto riparare piccole e medie imbarcazioni. Un altro impiego è quello cerimoniale. Bruciandola sui carboni, rilascia infatti un fumo dall'aroma penetrante che può ricordare il pepe e la trementina. I missionari la utilizzano sostituendola alla classica resina di Boswellia sacra o di altre specie affini all'incenso. Il secondo viaggio, avvenuto tra maggio e giugno del 2014, è stato una vera e propria caccia alla resina del Canarium.
affrontato su richiesta da parte di un'azienda del settore profumiero e specializzata nella vendita di resine profumate per la combustione. L'intenzione è quella di sviluppare un rapporto eco-solidale tra l'Occidente e i popoli locali che hanno fatto conoscere il loro prodotto, il tutto mantenendo vigile il rispetto dell'ambiente, evitando tagli degli alberi o un'eccessiva estrazione della resina che potrebbe sollecitare il deperimento delle piante. Nel Casai, inoltre, la sostituzione delle piante autoctone con altre alloctone, cioè non endemiche, come gli alberi da frutto tipo la papaya, il mango, alcuni agrumi, l'annona, la moringa, l'annato, ha sconvolto ulteriormente il paesaggio. Tutto questo senza soffermarsi troppo sulle miniere a cielo aperto per estrarre diamanti e il più moderno coltan. Oltre alla raccolta della resina, durante l'esplorazione ho eseguito diverse ricerche etnobotaniche sugli utilizzi specifici delle piante endemiche della regione del Casai. Purtroppo si notano, vicino alle case, coltivazioni di alcune specie esotiche, sicuramente importate dai missionari del secolo scorso per nutrire le famiglie. Tra queste è frequente la Pachyria insignis, di origine americana. I suoi semi, infatti, possono essere tostati e consumati come gli arachidi. Oltre all'aloe, impiegata per decine di rimedi, si usano la cipolla, consumata cruda per problemi di diabete o ridotta in cenere con aggiunta di sale e applicata localmente per problemi di emorroidi, il succo dell'ananas per contrastare la tosse, i semi della bixia orellana per le ferite, il limone, l'eucalipto e molte specie ancora importate dagli altri continenti. Tutte queste ricerche evidenziano che c'è un bisogno impellente di far rivalutare le specie locali e migliorarne il sistema di raccolta e conservazione. La continua raccolta di radici e cortecce può ridurre drasticamente la densità di alcune specie selvatiche. Questo perché non esiste la cultura della coltivazione e della protezione delle piante. Nel corso dell'esplorazione ho osservato diverse piante di interesse medicinale da documentare che mi erano sconosciute. Tra queste, Vitex madiensis, chiamata localmente di Fudu, dalla cui corteccia si produce un olio lito per le infezioni della pelle. Il Platostoma rotundifolium, Nkoga bululu, utilizzata per curare il diabete, combattere i vermi e miscelata nel cibo come afrodisiaco. Petersianthus macrocarpus, Mubuabua, altro afrodisiaco importante, il suo decotto viene mescolato nel latte e bevuto.
viene tenuta molto in considerazione l'impotenza, ritenuta un tabù per le popolazioni di tantissimi territori africani. Può creare notevoli problemi a livello sociale. Per gli usi veterinari vanno indicate in particolare la sida acuta, per contrastare l'aborto dei caprini, ed il seme della papaya per combattere i vermi nei maiali.